Ciao a tutti, sono Mauro, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi vi dico la mia sulla nuova Babolat Pur Strike vs. È la prima volta che recensisco un prodotto della linea Versus di Babolat. Sicuramente molti ve lo sapranno, ma lo dico per chi magari non ne ha conoscenza. La linea Versus è una linea che potremmo definire elite. Mi spiego meglio. I telai Versus sono dei telai che spesso sono venduti in coppia e hanno una tolleranza molto inferiore rispetto ai telai non Versus. Infatti, al contrario dei soliti più o meno 7 grammi di tolleranza rispetto al peso indicato, che parliamoci chiaro, è una follia, perché se acquisto una racchetta che anziché pesare 300 pesa 307 o 293, mi pare chiaro che stiamo parlando di una racchetta completamente diversa rispetto a quella che pensavo di aver comprato. Le racchette della linea Versus invece, se vendute in coppia, hanno una tolleranza che non arriva neanche ai 2 grammi. Si parla infatti di 1 grammo e 9, che è tanta roba. Poi una cosa che accomuna tutti i modelli Versus è la ricerca del controllo, che può sembrare una cosa scontata se si pensa a Babolat Pur Strike, ma non lo è più se si considera il fatto che esistono modelli Versus anche di Pur Drive e Pur Aero. E questo viene confermato anche dalle caratteristiche strutturali di questi telai, che hanno tutti un piatto corde più piccolo rispetto alla versione standard e un peso maggiorato, tranne nel caso di Babolat Pur Drive Versus, che rimane nei 300 grammi. Tornando a Pur Strike, dal punto di vista estetico sembra uscita da un'altra epoca, ma non lo dico per screditare. Anzi, Babolat con questa Pur Strike Versus sembra proprio aver reso omaggio a Pur Control, che poi alla fine è come se fosse l'antenata di questa Pur Strike. Poi come definiresti il colore di questa racchetta? Sembra quasi un color piombo con qualche nota ramata, insomma, non so che colore sia, ma mi piace molto. Sul cuore della racchetta troviamo esposto più volte sia dentro che fuori questo logo Pur Strike, mentre salendo sul piatto corde, ovviamente oltre alle classiche bande Babolat, troviamo il logo Babolat per l'appunto e il logo Versus. Altro aspetto vintage è questo paracolpi molto esteso in stile prestige. I dati di questa racchetta che ritroviamo riportati all'interno del cuore sono un peso di 310 grammi, un piatto addirittura 97, uno schema corde 1620, una rigidità di 63 punti RA, uno swing weight di 322 punti e un bilanciamento a 31 cm. Le tecnologie non sono tantissime. Troviamo il consolidato Pure Feel come sistema di smorzamento delle vibrazioni e la Control Frame Technology, che secondo Babolat combina la stabilità del telaio boxed alla dinamicità della forma ellittica classica di Babolat. Se c'è una cosa che mi ha stupito giocando con Pur Strike Versus è il suo spin. Infatti, mentre giocavo pensavo, Babolat, anche quando realizza una racchetta classica, comunque fa girare la palla che è un piacere, ma è assurda questa cosa. I spin di questa Pur Strike Versus, per essere una classica, sono una meraviglia. Quindi, parlando delle mie sensazioni in campo, nei colpi al rimbalzo questa racchetta si comporta molto bene perché, come dicevo, i suoi spin sono eccezionali, la palla è pesante, gira, la palla è lavorata, una figata perché sì, ok, la palla gira ma pesa perché questa racchetta comunque ha molta massa e quindi si spin però molto molto pesante. Non tutto fumo e niente arrosto.
colpi piatti, come potete immaginare, molto bene. Soprattutto sopra la spalla, la palla la puoi anche spaccare, cioè con Babolat plus strike versus puoi tirare forte forte, con un plus non da poco sia nei colpi spin che nei colpi flat, ossia il controllo. Di controllo in plus strike versus ce n'è in abbondanza, senza mai soffocare la palla, proprio controllo puro. Dove pure strike versus mostra i suoi limiti, anzi dove mostra i limiti del giocatore? Quando la si manovra, quando la si muove da un lato all'altro, la sua massa si fa sentire. Ad esempio sul back, il back mi è piaciuto, è difficile trovare una racchetta classica che non generi un buon back, ma sentivo sempre la racchetta pesante quando andavo a giocarlo, come se avessi un peso, qualcosa di appoggiato sul piatto corde. Infatti non ho mai avuto la sensazione di giocare con uno swing sciolto, ma sempre un po' appesantito. Questo suo però non svolazzare in aria la rende chirurgica sulle palle corte, che non mi sono mai scappate. Ogni tanto tendo ad esagerare col side spin, ma con lei mai. È stato molto molto divertente. A rete ho apprezzato molto la sua stabilità e la sua solidità all'impatto, da vera classica. Volée decise e concrete con un ottimo controllo. Nelle volée tagliate invece un po' come nel back, sì bene, ma non mi sono sentito scioltissimo. Al servizio ci sono delle considerazioni da fare. Non è che non si serva bene con questa racchetta, però per come interpreto io il servizio, i 310 grammi si sentono troppo. Partendo dai servizi piatti buoni, perché questa racchetta ha tanta massa e quindi, come ho detto nel caso del dritto, il servizio piatto puoi tirarlo anche forte forte con questa pure strike versus, ma non perché puoi giocare uno swing molto veloce, ma perché puoi sfruttare il peso della racchetta, cosa che è più difficile fare invece nel servizio in kick, dove il peso della racchetta si sente maggiormente dovendo fare un movimento più circolare. Una buona via di mezzo invece fra lift e potenza la troviamo sullo slice, in cui possiamo sfruttare il peso della racchetta per tagliare l'aria e andare giù veloci. Babolat Pro Strike versus è stata una racchetta che per certi versi mi ha stupito, come nel caso dello spin, per altri invece è stata una conferma, come nel caso del controllo. E infine, invece, sapevo che alla lunga la questione del peso si sarebbe fatta sentire. Ma lo dico con l'amaro in bocca, perché questa è stata una racchetta che in realtà mi è piaciuta molto e mi ha fatto pensare, cavolo, vorrei essere ancora più grosso, più pesante per sentirmela leggera in mano e spaccare tutto.
Proprio per questo poco fa dicevo, dov'è che Purstrike versus mostra i limiti del giocatore, perché lei non è che di limiti ne abbia così tanti. Anzi, trovare una racchetta classica che spinna come lei è davvero molto difficile. E poi, quando c'è da fare la classica, fa la classica. C'è da capire se noi siamo alla sua portata. Quindi la consiglio, se siete abituati a racchette pesanti, assolutamente sì. Bubblehat Purstrike versus è una classica moderna, una classica che però non si è scordata di essere una Bubblehat. Per tutti gli altri invece direi magari di andare su qualcosa di più gestibile, come magari la Purstrike 9805, per non allontanarci troppo da questa. Bene, io spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se è così, fatemelo sapere attraverso un like e un commento qui sotto. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale, entrate nel gruppo Telegram e seguitemi su Instagram, dove potete chiedermi i codici sconto del 5% spendibili su Tennis Point, magari proprio per acquistare questa Bubblehat Purstrike versus. Link in descrizione. A me non resta che ringraziarvi e dirvi che, come sempre, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Rackets TV.